è una violenza che la città non merita, soprattutto perché si tratta della piazza simbolo. Hanno già fatto di tutto di più a piazza Garibaldi, a piazza Nicola Amore, a piazza Santa Maria degli Angeli, nelle altre piazze della città che sono state utilizzate per questi cantieri. Ci mancherebbe soltanto che a piazza del Plebiscito ci rimettiamo di nuovo a stare 5, 6, 10 anni con questo cantiere aperto. Le grate di areazione della linea 6 della metropolitana posizionate in piazza Plebiscito sono state oggetto di dibattito della Commissione Infrastrutture e Mobilità presieduta da Nino Simeone. Alla presenza dell'assessore al ramo Mario Calabrese e dei tecnici Ansaldo, la riunione è stata occasione per fare il punto sul progetto che limita l'utilizzo della piazza. A piazza Plebiscito parecchio tempo fa è stata realizzata nell'ambito dei lavori dell'LTR una camera di dimensioni elevate, cioè una stanza. In questa stanza è possibile alloggiare i ventilatori che servono per l'estrazione dei fumi della metropolitana, dei fumi o di far entrare e uscire aria dai tunnel della metropolitana, senza aprire altri vani, altri buchi, senza fare altri buchi nelle piazze limitrofe. Le piazze limitrofe quali erano sulle quali si aveva lavorato? Piazza Caterina e Piazza Trieste e Trento. Si sarebbe dovuto scavare una camera di dimensioni 10x10, cioè 100 metri quadri di base e 8 metri di altezza. Quindi un foro importante, una stanza, un vuoto importante, avendone una già lasciata là, abbandonata dagli anni delle LTR. L'amministrazione ha ritenuto che per i principi di salvaguardia e anche di cautela fosse utile non fare nuovi buchi, nuovi cantieri, ma utilizzare quelli già fatti. Il cantiere a Piazza del Plebiscito, così come è stato concepito dagli uffici, la politica non lo ha assolutamente recepito, lo ha semplicemente subito come lo sta subendo la cittadinanza e tutte quelle associazioni che si stanno lamentando. Piazza del Plebiscito viene utilizzata dalla città di Napoli per i grandi eventi che sono quelli di fine d'anno, che sono quelli delle grandi manifestazioni. Da domani mattina, anzi da oggi, perché il cantiere è già lì in funzione, non ne potremo fare più. Riconfermo la mia totale indisponibilità ad accettare il progetto così come è stato concepito da Ansaldo in metropolitana e dagli uffici del Comune di Napoli, perché lo ritengo troppo invasivo, anche in previsione di un prossimo appuntamento internazionale che ci vede protagonisti come città, che sono le Universiadi. Mi aspetto nei prossimi giorni un tavolo di concertazione per cercare di capire se si può trovare una soluzione B.